fare un video show and tell in cui sfoglio insieme a voi, insieme a te, questo ricettario molto particolare. Leggiamo dietro: il cucchiaio che ride, e questo è il titolo del ricettario. Ride perché è arrivata l'evoluzione vegan, ride perché il nostro intestino ride, ride perché il nostro corpo ride, leggero e felice, ride perché il gusto ha il sapore del piacere, ride perché la fantasia è a colori, ride perché l'evoluzione ha i fornelli e coscienza, rispetto e passione. Ho scelto questo ricettario perché, oltre al fatto che nella mia alimentazione non è inclusa nessun alimento di derivazione animale, quindi diciamo che questo è un ricettario che spesso consulto per riuscire a cucinare qualcosa di fantasioso e soprattutto molto molto buono. Quindi voglio condividerlo con te. Ho già sfogliato, prima di cominciare a registrare, questo ricettario per scegliere qualche ricetta molto interessante che potrà magari stimolare l'interesse. E se vorrai, domani potrai provare anche a cucinarla. Allora, vediamo insieme. Il libro è veramente curioso perché è pieno di disegni. A tratti potrebbero sembrare infantili, però a me invece ricordano la natura così com'è, un po' bizzarra a volte, imperfetta e soprattutto a colori. Voglio anche leggere, prima di cominciare, un paio di righe di questa pagina, a pagina 6, perché vegan. Seguire un'alimentazione vegana non significa semplicemente essere vegetariani. Tra i due stili alimentari, infatti, esistono precise differenze. I vegetariani seguono un regime alimentare che esclude del tutto o parzialmente il consumo di carne e pesce. Esistono infatti delle varianti di questa dieta che oggi sono sempre più diffuse. Il vegetariano classico generalmente, nonostante escluda la carne dalla propria dieta, consuma alimenti di provenienza animale come uova, il latte e tutti i suoi derivati. Salto qualche riga. I vegani invece, per motivazioni etiche, evitano tutto ciò che proviene dagli animali. Questo discorso vale sia per l'alimentazione che per l'abbigliamento, l'oggettistica e gli accessori, i farmaci, i cosmetici. Moltissime persone continuano a pensare che la scelta di una vita dove l'idea del vegan è al centro, questa scelta a volte viene considerata estrema, ma spesso anche incompresa. Io credo che bisogna ricordarsi che ogni azione, in ogni momento della giornata, produce delle conseguenze, ogni azione, e noi scegliamo in base ai nostri interessi e ai nostri obiettivi, alle nostre volontà. Scegliamo quali conseguenze causare. È inevitabile che noi, facendo delle cose anche banali, causiamo conseguenze. Per esempio, mi viene spesso detto che comprare o non comprare le uova non fa differenza. Per l'animale in realtà fa moltissima differenza. Il discorso è molto semplice: finché qualcuno è disposto a pagare, qualcun altro è disposto
scegliamo di fare genera conseguenze, quindi bisogna essere attenti un pochino a cose che abbiamo trascurato per tanto tempo. Comunque, saltando il discorso etico, giusto era per aprire e chiudere una parentesi, sfogliamo qualche pagina e vediamo che ci sono diverse indicazioni. Ecco, per esempio a pagina 14 la seguente tabella contiene un elenco di frutta e verdura divise per stagione. Una cosa che spesso viene rispettata da chi sceglie un'alimentazione, diciamo, più attenta, più curata come quella vegana, spesso viene rispettato la stagionalità della frutta e della verdura. Per esempio, mangiare fragole a dicembre non ha molto senso, oltre al fatto che non sanno molto di fragole, ma non ha senso perché comprarle da posti che non sono nel proprio territorio si sente molto la differenza. E poi, beh, diciamoci la verità, è anche inutile, nel senso che le fragole sono buone d'estate, perché mangiarle a dicembre non ha senso. E quindi generalmente andiamo a vedere che cosa ci può offrire la primavera. In questo momento siamo in primavera, per cui vediamo cosa abbiamo: amarene, ananas, asparagi, banane, carciofi, carote, cavolfiori, cipollotti. Ecco, vedi, tutte queste cose sono una base buona per qualche piatto. Bisogna semplicemente vedere che cosa è di stagione e poi capire come cucinarlo. Ci sono poi altre informazioni molto interessanti. Per esempio, qui abbiamo, oltre alla frutta e alla verdura, altri alimenti di origine vegetale. Ci sono i cereali, i legumi, i tuberi, i semi oleosi. Sono tutte cose che generalmente vengono trascurate quando sento chiedere cos'è che mangia un vegano. Ecco che abbiamo un elenco infinito di cose. Semplicemente con i cereali possiamo fare infiniti piatti con diverse preparazioni, diversa frutta, diversa verdura. Però voglio andare subito alle ricette, salto qualche informazione qui che è molto utile. Vitamine, che cosa sono le proteine, cosa sono i carboidrati. Salto tutte queste cose, magari le vedremo in un altro video. Se vi interessa, ditemelo, che andiamo a sfogliare alcune di questi capitoli, perché se non conoscete alcuni alimenti, beh, questo è il momento giusto per imparare le loro proprietà, i loro usi. Per esempio, c'è il latte di riso, ho letto prima, e sarebbe curioso sapere come si fa. Beh, io lo so fare anche a casa, è molto facile, però ecco, se volete saperlo, ditemelo. Allora vado subito a pescare alcune ricette che ho selezionato prima. Eccola qua, miglio piccante. Il miglio, se non lo sai, potrebbe essere considerato un cereale, molti dicono che è un seme. Si potrebbe dire che è entrambe le cose, in realtà diciamo che lo collochiamo come cereale in questo momento, quindi funziona da base. Facciamo finta che è un risotto. Il miglio è semplicemente molto più piccolo e molto più, diciamo, oltre ad essere piccolo, è anche un pochino più robusto come densità, non rimane troppo morbido, però lo possiamo usare come base per questo tipo di piatto. Quindi, miglio piccante, tempo di preparazione 20 minuti. Ecco, ho sentito molte volte dire che cucinare vegano potrebbe essere difficile perché non si ha
fa anche una pasta, per cui non ci sono scuse. In questo piatto quindi abbiamo 300 g di miglio, un cucchiaio di curry, un po' di peperoncino, una cipolla, una carota, un porro. I porri sono come quelle cipolle molto lunghe, sembrano sembra che hanno anche i capelli, una costa di sedano, una zucchina, un cucchiaio di farina, olio extravergine d'oliva, sempre, e sempre italiano, non fate che comprate dei cecco, che quelli sono oli lavorati, sono oli di provenienza europea, non italiana, e quindi diciamo che è un buon mix di diversi paesi, però è sempre meglio comprare quello italiano. E poi il sale. Vediamo come si fa. Lavare accuratamente e montare tutte le verdure. Affettare sottilmente la carota, il sedano e la zucchina e farli rosolare a fiamma vivace in olio caldo per una ventina di minuti. Tritare la cipolla, metterla a soffriggere in una capace pentola e quando sarà dorata unire il miglio, farlo tostare. Ecco che potremmo vederlo infatti come un risotto. All'inizio avevamo detto che poteva essere visto come un risotto. Lo facciamo tostare, quindi portarlo a cottura con acqua bollente. Come indicato nella ricetta base, passare al setaggio le verdure stufate e tenerle da parte. In un tegame mettere a soffriggere in qualche cucchiaio d'olio il porro affettato sottilmente, unire la farina e fare tostare per 5 minuti circa. Aggiungere poi il passato di verdure, il curry e il peperoncino e far addensare. Aggiustare di sale, unire il miglio cotto, mescolare bene e servire in tavola il piatto ben caldo. Beh, questa io vi garantisco che è un piatto straordinario, pieno di sapori ed è anche molto ricco, nel senso che sfatiamo al mito che i vegani mangiano poco. Vi garantisco che questo piatto riempie lo stomaco molto molto bene. Allora, avevo selezionato un'altra ricetta molto curiosa, eccola qua, spaghetti di riso con verdure allo zenzero. Potremmo vedere questo piatto come fosse un primo piatto, infatti con gli spaghetti di riso diciamo diamo un'alternativa a quelli che sono gli spaghetti tradizionali con la pasta di grano. Ora sentirò sicuramente dire, certo, ma gli spaghetti italiani sono imbattibili. Sì, non lo metto in dubbio, infatti qui parliamo di spaghetti di riso che sono imbattibili in Cina. Noi li portiamo in Italia e li assaggiamo. Per cui 25 minuti di preparazione. Gli ingredienti sono 400 g di spaghetti di riso, una carota, un porro, 4 shiitake. Andremo a vedere che cosa sono i shiitake. 3 cm di zenzero fresco, e lo zenzero, se non l'avete mai assaggiato, fate attenzione a non metterne troppo perché lo zenzero è molto piccante, ha un sapore molto forte. 2 cucchiai di olio di sesamo, 2 cucchiai di salsa di soia. La salsa di soia è una salsa scura, si presenta quasi nera addirittura ed è molto salata, fate attenzione a quanto ne mettete perché può rendere un piatto veramente immangiabile, è molto molto salata. Mettere a bagno gli shiitake in acqua calda, anzi andiamo a vedere che cosa sono gli shiitake. Vediamo se qui all'inizio del nostro libro, eccoli qua, trovati subito. Lo shiitake è un particolare fungo giapponese che si trova in commercio essiccato. Prima di essere utilizzato va messo in ammollo in acqua per reidratarlo. Questo fungo viene utilizzato per la preparazione di numerose pietanze, dalle zuppe ai piatti a base di verdure, ed è conosciuto
pubblicità che costano un sacco di soldi, quindi se volete usare altri funghi potete comunque mettere dei funghi italiani che si trovano sugli scaffali, però questi sono indicati perché gli danno un sapore molto diverso dai funghi che abbiamo in Italia. Quindi mettere a bagno gli shiitake in acqua calda per 30 minuti, scolarli e tagliarli a fettine sottili, tagliare a giuliana la carota, lo zenzero e il porro, cuocere in acqua bollente gli spaghetti di riso, scolarli, metterli in un piatto e condirli con pochissimo olio di sesamo per evitare che si appiccichino. Nel wok scaldare l'olio e la salsa di soia, unire le verdure e farle saltare per 10 minuti, unire gli spaghetti e farli saltare per qualche minuto, servire gli spaghetti caldissimi. Questo piatto è di una bontà inquietante addirittura, è veramente veramente buono. Diciamo che palesemente una ricetta che nasce in Asia, perché ci sono molti ingredienti che si trovano in Asia, però ecco, quando vi viene voglia di mangiare o il cinese o il giapponese, allora ricordatevi che abbiamo letto questa ricetta e provate a prepararla in casa, vi garantisco che è veramente buona. Allora avevo selezionato anche altri due piatti. Vediamo dove siamo, dove sono. Allora, probabilmente ho perso un po' il segno, ma lo ritroviamo subito. Allora, eccole qua. Eccolo qua, riso integrale al forno con tofu. Per chi non lo sapesse, il tofu è un altro ingrediente molto famoso nel mondo vegano. Diciamo che si ha l'idea che il tofu sia fondamentale per chi comincia a mangiare vegano, ma non è così. Il tofu è semplicemente un alimento che viene spesso utilizzato in cucina, nella cucina vegana, perché è un alimento ricco di proteine ed è, se lo si prende al naturale, è in sapore, per cui lo si può utilizzare in tantissimi modi, si può insaporire con le spezie, con qualsiasi cosa, per cui andiamo però a vedere, tornando sempre nel nostro nelle nostre pagine che ci spiegano tutti gli ingredienti, andiamo a trovare il tofu, vediamo che cosa ci dice. Allora no, qui c'è il tè, latte di mandorla, alghe, latte di soia, latte di riso, vedete quante cose interessanti. Ecco qua sicuramente lo troviamo, tempè, tofu, eccolo qua. Il tofu è una pasta leggera che si ottiene con una lavorazione simile a quella seguita per ottenere il formaggio, facendo cagliare il latte di soia e pressandolo successivamente in una forma in forma di parallelepipedo. Esso contiene molte proteine, vitamine, ferro, calcio e altri minerali. Ha un sapore delicato, insipido, che assorbe il gusto dei condimenti e per questo viene sempre accompagnato da altri alimenti più saporiti, ad erbe o spezie, essendo facilmente digeribile e adatto a tutti, anche a bambini e anziani. In commercio si può trovare bianco, che si può utilizzare come sostituto delle uova, affumicato o aromatizzato. Solitamente viene utilizzato per preparazione di vari piatti, sia dolci che salati, ad esempio al posto della ricotta, oppure tagliato a fette sottili nei panini assieme ad altro, saltato in padella, strapazzato al posto delle uova, con aromi vari, marinato e cotto al forno. Se è morbido può essere lavorato per creare condimenti, frappè e creme per torte e dessert.
essere usato in tantissime preparazioni. E noi oggi lo usiamo nel nostro risotto. Torniamo al risotto che non trovo più, eccolo qua. Riso integrale al forno con tofu, preparazione 30 minuti. Ovviamente il riso impiega molto più tempo delle paste o di altri cereali. Gli ingredienti sono una tazza di riso integrale lessato, 320 g di tofu pressato, una cipolla grande, una tazza di latte di soia, ovviamente il latte di mucca o di capra o altri latti di altri animali, i vegani non li usano, per cui latte di soia o altri latti vegetali, una tazza di pane grattugiato, 50 g di lievito alimentare in scaglie, 4 cucchiai e mezzo di olio extravergine d'oliva, un cucchiaio e mezzo di margarina vegetale. La margarina vegetale, si può usare, molti non la usano perché non gli piace come prodotto alimentare, nonostante è vegetale, però ecco, diciamo che ce la possiamo concedere ogni tanto. Un cucchiaino di sale, un pizzico di pepe. La preparazione: riscaldare il forno a 180 gradi, scaldare in una padella 2 cucchiai di olio e di margarina, aggiungere la cipolla affettata finemente e fare rosolare bene, aggiungere il riso integrale e far insaporire 2 minuti, successivamente aggiungere il tofu, sale e pepe per far rosolare qualche minuto. Mettere il composto in una teglia unta con olio rimasto, versarvi sopra il latte e cospargere con il pan grattato e il lievito alimentare. Ecco, il lievito alimentare è un'ottima alternativa al formaggio che si mette di solito sulla pasta al sugo, perché il lievito alimentare ha un sapore che è molto molto vicino a quello del formaggio grattugiato, per cui qui lo stiamo usando proprio come alternativa per il suo sapore. Alla fine infornare e cuocere per 20 minuti. Questo è un altro primo piatto che possiamo servire, un piatto abbondante. Ovviamente ci sono tantissime altre preparazioni e se vi piace questo tipo di cucina o alcune idee di questo libro, volete che sfogliamo insieme altri ingredienti, allora ditemelo e io preparerò un altro video come questo. Magari se riusciamo vi farò anche vedere come si cucinano queste cose. Comunque per oggi diciamo che il ricettario l'abbiamo sfogliato abbastanza, abbiamo dato anche un'infarinata a quelli che sono gli ingredienti particolari, diversi, che spesso non si conoscono perché nella cucina tradizionale non vengono usati, e abbiamo letto anche un pochino di etica vegana. E quindi dopo questa breve esperienza